L'Unione di Centro ha ridefinito l'organigramma dei suoi rappresentanti sul territorio. Per la sesta provincia sono stati nominati nel ruolo rispettivamente di coordinatore e di presidente due volti noti, Carlo Laurora e Francesco De Feo, entrambi presenti nel Consiglio provinciale. Le loro nomine sono state presentate ufficialmente ieri sera nella sede tranese dell'UDC alla presenza del coordinatore regionale del partito, l'onorevole Angelo Sanza, e dell'onorevole Angelo Cera. In questa provincia noi intanto siamo all'opposizione in provincia, siamo all'opposizione un po' dappertutto per la verità, però noi siamo forza di governo, nel senso che noi vogliamo impostare anche le nostre dinamiche di partito e non solo guardando al governo del territorio, quindi presto mi auguro che anziché stare soltanto all'opposizione ci si possa ritrovare anche al governo di qualche istituzione. Noi siamo convintamente al centro, noi siamo centrali e non centristi, nel senso che noi abbiamo convintamente scelto una strada che sconfessa il bipolarismo. La storia e gli eventi di questi giorni stanno confermando che le nostre tesi non sono del tutto sbagliate. L'incontro è stato anche occasione per illustrare l'esito dei lavori della Tre Giorni di Chianciano, che ha visto impegnato il partito di Casini nella definizione del percorso politico verso il partito della nazione, che guidi cioè lo scudo crociato verso un nuovo soggetto politico oltre l'attuale partito, proiettandosi già oltre la fase del bipolarismo, formula politica nella quale l'UDC, come ha sottolineato l'onorevole Sanza, non ha mai creduto. Lo stesso segretario regionale dell'UDC ha quindi rimarcato l'alterità rispetto ai due poli e difeso la strategia delle alleanze sui programmi messa in campo nelle ultime competizioni elettorali, verso cui nei giorni scorsi proprio Cera aveva espresso molte perplessità. Noi siamo un polo e come tale, ove abbiamo forza, andiamo da soli. Quando siamo in condizioni di vedere i nostri programmi accolti da moderati di sinistra, perché no? Dobbiamo servire la gente e quindi l'importante è dare il nostro contributo perché un certo programma possa essere realizzato. Da mesi noi andiamo sostenendo che questa realtà politica italiana di un Parlamento nominato non avrebbe dato frutti né come governabilità affidata al centrodestra né come capacità di opposizione costruttiva affidata alla sinistra. L'unica opposizione che produce risultati è quella che interpretiamo noi dell'Unione di Centro.